Compagnia di Chico Forgheri, allenatore degli allievi della Puglia Forti, mister, una sconfitta di misura che alla fine lascia un po' di amaro in bocca. Diciamo che è molto amaro in bocca, no, a parte che non è meritata per come è andata la partita, ma sapevamo che era dura qui. Qual è stato il vostro errore? Voi siete passati in vantaggio, non sembravate in difficoltà, poi avete preso due gol in maniera rocambolesca. Sì, sono stati due infortuni, il primo della difesa, il secondo un infortunio del portiere, bueno, ci stanno anche questi. Comunque, obiettivi che restano immutati, il vostro è sicuramente quello di arrivare nei play-off. Sì, noi siamo partiti per vincere il campionato, adesso vediamo. Prima di questa partita avevamo fatto 11 vittorie e un pareggio, quindi aspettiamo. Delle tre avversarie, qual è quella secondo lei più attrezzata? Insieme a oltre a voi, noi, ovviamente. Oltre noi, secondo me il Budoni, perché poi alla fine del play-off farà giocare tutti i 92 che hanno in juniores, che sicuramente è la squadra più quotata, più forte, insomma, sì, più pericolosa. Sì. E poi noi Orani, perché la San Paolo non mi dice granché, diciamo così. Dei vostri ragazzi qual è? Ce n'è qualcuno sicuramente che merita di essere segnalato? No, sono tutti bravi. Noi lavoriamo con un gruppo di 32 ragazzi, quindi facciamo due campionati, uno provinciale e uno regionale. Qualcuno ha giocato anche ieri. Sicuramente siete tra le realtà più belle a livello regionale, non a caso siete sempre tra le prime insieme. Sì, i giovanissimi sono primi, gli esordienti sono primi, i pulcini sono primi. È che a noi ci sono poche strutture per allenarsi. Questo è un problema, magari avendo anche un impianto in terra sintetica non sarebbe male. Sì. I ragazzi devono almeno fare tre allenamenti a questa età. Certo. Noi ringraziamo Chico Forgheri, complimenti insomma comunque per il campionato che state disputando e in bocca al lupo per le prossime anche gare. Anche a voi, crepe. Grazie.